mi hanno fatto un errore sul primo volume che sono andato a dare un volume, quando lo presentavo nel luogo per fare la cosa, solo che là è già avuto degli strezzi. E ho portato lo scatto, come no? Che sono andato a c'era la Morani, c'era una amica, altri due ragazzi. Ci siamo un po' letti tra di noi qualche cosa, eccetera, però ho lasciato la scatola. E la cosa che ho detto è che non sono andato a piedi. No, ho visto, ma non sono maggioranza, dopo Rachel Sima, è con grande piacere e anche onore che Buie ospita quest'anno il raduno della mailing list, un incontro che di anno in anno si fa sempre più importante, un incontro sul quale sentiremo di uno dei responsabili due parole iniziali. E poi, come tutti ben sapete, questa sera è una serata dedicata alla proiezione di questo bello documentario, un documentario che quando l'ho visto per la prima volta mi ha toccato il cuore e sono senz'altro sicura che toccherà il cuore pure a tutti quanti voi. Io in apertura brevemente volevo solo ringraziare il nostro presidente dell'Unione Italiana Furio Radin, che abbiamo il piacere di avere questa sera con noi, il quale non avrà la possibilità di rimanere per tutta la serata, anche perché, come tanti di noi sanno, questa sera si celebrano pure i 20 anni della comunità degli italiani di Moviano. 20 anni che anche noi, quando termineremo con questa e a ricordare tutti quanti insieme. Moviano, comunque, e lo dico per gli attivisti della nostra comunità, alla quale siamo già presenti perché abbiamo inviato una bella grande torta per festeggiare questi 20 anni. Ecco, noi ci siamo già. Ci aspetteranno. Allora, do la parola a te. Volevo dire e ringraziare veramente la mailing list perché siete presenti ormai da 11 anni in Istria con il vostro concorso, però devo dire che avete accolto subito quella nostra richiesta e proposta di allargarlo,
allargarlo al lunedì, e noi lunedì avremo la presentazione dei due volumi di Olindo Mileta, eccolo che è lì. Ci sarà anche, dunque, invito i presenti ad essere partecipare anche lunedì sera, perché avremo la partecipazione, oltre che di alcune attrici che leggeranno così i versi di Mileta, avremo presente anche il trombettista Mario Fragiacomo, che è pure qua con noi e che io ringrazio. Io che sono un attimo conformista, ho iniziato dalla fine, dal lunedì praticamente. Ecco, allora se ci niente, io faccio, dico due parole di ringraziamento a nome anche di Axel Famiglini, che è il nostro, diciamo, master, come lo chiamiamo noi, che probabilmente sarà ancora in viaggio. Siamo molto felici e grati che sempre di questa disponibilità di accoglienza da parte delle varie comunità italiane. Siamo stati, praticamente abbiamo girato qua di tutte le visite, adesso ci tocca, secondo me dovremmo toccare anche la Dalmazia e diciamo, e qualche isoletta anche. Tipo. E comunque noi stiamo cercando di toccare tutte le varie tematiche, di essere aperti al dialogo e di portare la nostra esperienza di persone sparse per tutta Italia e anche sparse per tutto il mondo. La nostra main list raccoglie persone che stanno in Italia, ma stanno anche in Istria, grazie al cielo. Qui abbiamo Dina Russa, che è una figlia rappresentante anche della main list Istria. Noi saremo qui con voi per questi tre giorni, siamo lieti di iniziare con una bellissima opera che più che un documentario direi è un film, da gustare, e parlerò poco perché no, a Mogliano si mangiano la torta. E poi lunedì, Dulcis in fundo, tra il bellissimo libro di Olindo Mileta, Chiudo il cerchio, le note di nostro amico Mario Fragiacomo, ci saranno anche le mie poesie in rovignete, per cui ve lo dico come Dulcis in fundo, venite, saranno anche tradotti in italiano per i non parlanti rovignese. Niente, allora noi abbiamo questa sera. Thank you.
più tanto beato, ai miei giorni non so stare. Il presente lo abbiamo dato a tutti e alla maestra Milly Monica non siamo riusciti a darlo prima, ma lo daremo adesso. Un applauso per lei. Intanto che arrivano anche i mandolinisti, facciamo ancora un pezzo tutti assieme, vero? Sì. E il pezzo dovrebbe essere Va pensiero? E vai. Amici, stanno tutti i miei amici che mi sono portato.